siamo sull'Etna per provare le nuove Metzler Cruistech, la nuova gomma fatta da Metzler per equipaggiare le grandi e grosse bicilindriche V-twin, generalmente americane, come le Indian, come in questo caso per esempio, o anche le Harley Davidson. Le Cruistech sono maggiormente votate ad un uso più sportivo. Quindi si cerca in questo caso non soltanto un ottimo comportamento in rettilineo e un'ottima percorrenza, una quantità di chilometri notevole, ma si cerca anche un comportamento più divertente, un feeling di guida diverso e più dinamico. La gomma posteriore è una gomma bimescola. Le parti laterali sono maggiore percentuale di silice e va ad incunearsi all'interno della parte centrale monomescola più dura per garantire non soltanto un'elevata stabilità in rettilineo e un'elevata stabilità delle prestazioni nel tempo, ma anche un maggior grado di sicurezza in curva. La gomma invece anteriore è monomescola, in questo caso abbiamo un grande 130-90 in un cerchio da 16 pollici, e i particolari intagli all'interno della gomma anteriore spezzano il velo d'acqua e cercano di mantenere ovviamente la strada asciutta per la gomma posteriore, che così può essere al centro con maggiore gomma per un'elevata resa chilometrica e maggiore stabilità in rettilineo. Le abbiamo provate qui sull'Etna assieme a tante altre motociclette, a Sportster, all'Heritage. Le abbiamo trovate non soltanto divertenti ma anche molto molto sicure. Ed eccoci in sella alle Metzler Cruistech, in questo caso sopra un Harley Davidson Road King. Bene, dobbiamo dire subito che dai primi chilometri già che abbiamo percorso il comportamento della motocicletta è notevolmente più maneggevole rispetto a quelle delle gomme di primo equipaggiamento. La sensazione di grip sia all'anteriore che al posteriore è veramente grandissima, certamente rende più simile il comportamento della moto non ad una grossa V-twin americana come appunto la Road King, ma sembra quasi una Sport Tourer o una Naked, ovviamente fatta la tara con il peso e le dimensioni. Le Cruistech hanno un profilo un po' più appuntito rispetto a quelle alle gomme generalmente in primo equipaggiamento per le grosse V-twin. Questo permette di perdere meno impronta a terra durante le pieghe e il risultato lo stiamo sentendo in queste curve. L'appoggio è veramente sempre solidissimo e anche l'uscita di curva a gas, non dico spalancato ma aperto, è sempre facile. Nei tratti più tortuosi si cerca anche di forzare ogni tanto l'entrata in curva, come magari non è consono con queste grosse cruiser, ma la cosa che sorprende, anzi fino a un certo punto, è quella che non c'è nessun effetto autoraddrizzante e la gomma da 130 restituisce una grande solidità. Metzler ci ha portato per testare le Cruistech anche su un circuito bagnato per vedere come reagisce questa gomma, quale feeling offre anche sulle condizioni di umido. Mentre invece Vincenzo Bonaccorso è con noi e lui è il test rider di Pirelli Metzler, si occupa anche del progetto Cruistech per il mercato americano e ci spiega come queste gomme sono, almeno a noi sembrano così efficienti sul bagnato. Beh, lo sono di fatto. Allora, diciamo che con questo nuovo prodotto ci siamo un po' voluti allontanare da quelli che sono stati sempre gli schemi, gli standard per il segmento, no? Quindi caratterizzati da lunghi accumuli chilometrici destinati principalmente al mileage. Questo è un prodotto destinato a una nuova generazione di rider, una full face helmet rider. Certo, potremmo abbiamo definire. Già parlato. Esatto. Ed è un prodotto che è caratterizzato da un bimescola al posteriore e un'altissima percentuale di silice che aiuta negli angoli di piega. Aiuta il profilo, aiuta negli angoli di piega. La silice sicuramente è a livello chimico aiuta quello che è il grip in condizioni di bagnato come quelle che abbiamo trovato adesso. Abbiamo fatto anche un paragone con la stessa moto gommata col prodotto con la gomma di primo equipaggiamento e invece anche con la vostra. Noi l'abbiamo trovata la vostra molto più comunicativa e progressiva anche nel perdere aderenza in rettilineo quando esageri magari col gas. È molto comunicativa, è esattamente quello che volevamo trasmettere all'end user, è proprio questo, una gomma che possa regalare un contact feeling, una sensazione di guida, un'esperienza di guida omogenea sotto tutti i punti di vista, 360 gradi, capace di tranquillizzare chi è sulla moto e facendogli godere appieno le qualità di guida, ecco. Raggiungendo probabilmente il limite della moto prima di quello delle gomme. Esatto. Certo. Va bene, grazie Vincenzo.
è stato un piacere, a presto. Di ritorno finalmente dal test del Metzler Cruistech e siamo tornati a Giarre da Salvo Pennisi, che è il test leader, possiamo dire così. Sì, possiamo dire così. Salvo, abbiamo parlato di queste gomme molto comunicative, ma qual è il segreto? Qual è il dietro le quinte di queste gomme? Ma dunque, allora, il Cruistech nasce per soddisfare un'esigenza crescente di voglia di prestazionalità, di voglia di un nuovo approccio nel mondo cruiser per quanto riguarda il pneumatico. Il mondo cruiser si è evoluto moltissimo negli ultimi anni, le motociclette hanno avuto uno sviluppo incredibile. In casa Harley Davidson il progetto Rushmore ha dato vita a una nuova generazione, una vera e propria nuova generazione di prodotti. L'unico elemento che forse era rimasto un po' indietro rispetto a questi progetti, a questi progressi, erano le gomme. Noi ci abbiamo ragionato molto, un team appositamente creato, io ero il project leader di questo progetto Cruiser, quindi un team internazionale ha valutato a fondo le necessità, i desideri crescenti, i trend evolutivi di quelle che erano le richieste del mercato. Abbiamo creato un pneumatico che consente alle motociclette Cruiser di nuova generazione, ma anche a quelle già un po' datate, quindi ringiovanendole, di poter utilizzare questo segmento di motociclette in un modo assolutamente nuovo. Quindi prestazioni molto buone sul bagnato, prestazioni godibili dal punto di vista del comportamento su asciutto, un utilizzo a 360 gradi della motocicletta che perde così quel carattere, anche se vogliamo un po' iconografico, no? Di moto da autostrade, ma diventa una motocicletta a tutti gli effetti godibile in ogni situazione. Voi avete la carcassa 0 gradi Crossfly, anzi avete la carcassa radiale. Come mai non avete uniformato entrambe, abbandonato il Crossfly? No, dunque il Crossfly rimane e sarà sempre uno dei cavalli di battaglia del mondo cruiser. Questo perché le cerchiature delle motociclette lo richiedono, non tutte le motociclette hanno cerchi di larghezza tale da poter accogliere pneumatici radiali. Voi oggi avete provato esclusivamente i convenzionali Crossfly, in un prossimo futuro, anzi ne approfitto per invitarti, ti invito a provare. Ti invito a provare anche la versione radiali che abbiamo già messo a punto per le Honda Goldwing, per tutte le moto di gamma Indian o Harley Davidson che utilizzano i radiali. Quindi c'è già. Le differenziazioni dal punto di vista dell'output finale non sono grandi. Il Crossfly Cruistech è un pneumatico modernissimo che a livello prestazionale alla fine non si differenzia troppo dal prodotto radiale. Quindi l'obiettivo era il risultato prestazionale. Arrivarci attraverso una costruzione radiale o attraverso una costruzione convenzionale è stato la più grande soddisfazione. Una grande che sfida. Sì, una grande sfida e una grande soddisfazione. Però devo dire che sicuramente le gomme hanno fatto sembrare l'asfalto bagnato, per esempio, quello che abbiamo trovato durante il test di bagnato, quasi un asfalto asciutto, e questo è quasi sorprendente. Questo è stato il nostro risultato più soddisfacente. Oggi guidare una motocicletta pesante come può essere una Harley Davidson da 350 kg, una Indian da 400 kg, con queste gomme diventa sicuro anche sul bagnato. La sicurezza è stato uno dei nostri dei nostri obiettivi. Oggi possiamo dire che effettivamente, al di là di tutto, abbiamo dato un buon contributo a quella che è la piacevolezza di guida anche con queste motociclette in tutte le situazioni. Salvo, l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Queste gomme nascono per sostituire quelle di primo equipaggiamento? Sostanzialmente sì. È previsto in futuro che equipaggino una motocicletta direttamente appunto di primo equipaggiamento, oppure è una cosa che è campata in aria? No, non è campata in aria. Abbiamo già, no, mi viene da ridere perché ieri avevamo fatto sto teatrino, quindi mi stai proprio mettendo il dito nella piaga. Sì, abbiamo dei bellissimi progetti in via di definizione che ci stanno dando grande soddisfazione. grazie mille Salvo, grazie.